Se volete vedere un video dove cerco Ladybug e Sean Noir con il drone, raggiungiamo i 1000 mi piace. Tutti sanno che Ladybug e Sean Noir si amano, ma voi conoscete la storia di Sean Noir zombie? Una storia che dice che Sean Noir fu morso da uno zombie e diventò a sua volta uno di loro. E questa cosa si dice che accade in un episodio perduto di Miraculous. E oggi andremo a cercare questa storia segreta all'interno dell'applicazione Miraculous Life. Guardate, adesso sto impersonificando Marinette e possiamo portarla dove vogliamo noi cliccando sulla mappa, guardate. E c'è Adrian che ci sta aspettando, ma guardatelo, si sta grattando la schiena, forse è già stato morso dietro il collo, non sembra molto contento. Marinette, va dal tuo Adrian e scopriamo che cosa è successo. Fatemi sapere chi è il vostro preferito tra Ladybug e Sean Noir nei commenti. Io preferisco Sean Noir perché sono un gatto anch'io, come vedete. Quindi ciao Adrian, gli ha detto che ha perso il suo telefono, gli ha detto: qualcuno mi ha rubato il telefono, sapresti dirmi dov'è? Forse è già partita la zombificazione del paese. Io so già dov'è, ragazzi, perché l'ho visto, ce l'ha fatto vedere il gioco. È molto semplificato, eh. Eccolo qua il telefono. Perfetto. Ragazzi, ma che suoni sono? Sentite? Ma cos'è? Forse c'è qualcosa dietro l'albero. Continuo a sentire questi suoni strani. E poi tra l'altro guardate, sembrano provenire da là, in quella zona bloccata. Che cosa sta succedendo? La polizia forse sa già che ci sono gli zombie a Parigi. Ragazzi, non ci dovete andare a Parigi. Ho capito, te lo porto il telefono, Adrian. Smetti di scassare le scatole. Stiamo scoprendo segreti. Quello là in terra è sangue. Sembrano particelle di sangue, ma non sono sicuro, potrebbero essere anche foglie. Hai rotto le palle, prenditi sto telefono, dammi i punti e adesso gioca a Fortnite e levati dalle scatole, che noi dobbiamo scoprire questi segreti malefici di questa applicazione, perché ce ne sono tantissimi, ragazzi. Infatti adesso stiamo facendo solo il tutorial, ma questa applicazione ha un sacco di cose. Oddio, sto aprendo un baule. Cosa ci potrebbe essere dentro? È un ciuschi, come si chiamano questi cose? Non me lo ricordo più. Sto per ottenere un potere. Guardate, oh mio Dio, sembra uno zombie. Ah no, si stava aprendo. Ho ottenuto degli orecchini, wow. Adesso posso andare a fare Ladybug. Mi sono trasformata. Che carina che sono, ragazzi. Uno zombie, cos'è nato? È un uovo di Pasqua questo, cos'è? Un uovo di zombie, potrebbe essere per questo che c'era la zona rotta. Ok, dai Ladybug, liberiamo la tua amica. Guardala, si sta zombificando, poverina. No, tranquilla. Ok, ce l'abbiamo fatta, abbiamo liberato Lisa, dovrebbe essere questa. Ce l'abbiamo fatta, non ti devi zombificare, amica mia. Lo vedi come sono glamour e figa? No, si è zombificata, avete visto? Non ci credo, ha fatto una faccia brutta Ladybug. E questo dovrebbe essere la versione zombie di Lisa. E lei dice: no, perché? Io ti avevo salvato. E adesso ti devo uccidere, amica mia. Devi morire male. Swam! Tiragli sta botta. Para, para. Brava, Ladybug. Dobbiamo parare le botte dello zombie, ragazzi, perché questo zombie ci vuole far fuori. No, para! Per un attimo ci sta per prendere. Vai, un'altra botta. Grande, Ladybug. Gli hai fatto male, ma è ancora vivo sto zombie. Dai, sta per svenire. Tiragli una botta. Guarda, che bocca. Ah, ce l'abbiamo fatta? No, è esplosa! Abbiamo fatto esplodere Lisa, ragazzi. Ma questo gioco è molto malefico. Ma io non ho parole. Possiamo sbloccare la casa di Marinette? Un altro baule! Dai, che cosa mi darai adesso? I vestiti di Marinette! Siccome fino adesso era nuda, adesso ci abbiamo pure i vestiti. Ma forse, ragazzi, da qua possiamo andare in quel posto di prima dove venivano quei suoni strani. Guardate questo tizio! Potrebbe essere zombificato. Era lui che faceva questi suoni, sentite? No, ragazzi, non va bene questa cosa, Ma per niente. Secondo voi, ragazzi, di qua che cosa c'è? Guardate. Forse si nasconde qualcuno da queste parti. Voglio raccogliere più punti possibili. No! Un'altra zombificata! Ah no, lei è tranquilla, vuole gli occhiali. Va bene, signora, le troveremo gli occhiali. Un altro uovo! Ma non posso fare niente. Queste uova forse creeranno gli zombie, ragazzi. Cos'è una rosa? Una rosa, ragazzi! Forse l'ha lasciata Sean Noir. Oh mio Dio, che cos'è quella roba? L'avete vista? Che straminchia era? Scusatemi, un gioco per bambini che ha queste cose, io boh. E poi siamo sicuri che sia per bambini sto gioco, perché mi sembra troppo serio. Ecco gli occhiali, perfetto. Possiamo portare la tizia di prima, che poverina era spaventata. Signora, sto arrivando, non si preoccupi. Perché sta urlando? Stia zitta, ce li ho io gli occhiali. Smetta di piangere, tenga. Adesso può andare a fare Chiara Ferragni. Oh, per me gli occhiali, grazie mille. Prego, signora. Ecco, anche questo era per lei. Un altro baule, vediamo cosa sblocchiamo. Un berretto, sì. Adesso posso andare a fare il Maranza. Bene, Ladybug Maranza. La rosa era di questo signore, ragazzi. Ma aspettate un attimo, mi è venuto un dubbio. Ho un dubbio. Non è che quella rosa in realtà è stata lasciata dalla moglie di quel tizio, che è stata mangiata dagli zombie. Ragazzi,
Ragazzi, guardate! C'è uno zombie che sta camminando per Parigi! Lo vedete? Scusi, che le ha dato il consenso di camminare in queste strade? Dove va? Signore, si fermi! È di qua, è andato di qua, Ladybug, rincorrilo! Signor zombie, dove è andato? Si faccia vedere, forse si è infilato in uno di questi uova di Pasqua. Tieni sta rosa te intanto, prima che ti zombifichi pure te. Io però volevo impersonare Adrian. Un altro cofanetto! Ho trovato il vestito da sera, sì! Così adesso posso andare a fare la mignon. Ok, me la rimangio questa, ragazzi, scusate. Ok, sta roba? Cosa sta succedendo dentro questa caverna, ragazzi? Si è illuminata, come mai? Guardate, ma c'è Adrian! Non ci posso credere! E ci sono gli zombie, guardate! E se lo stanno mangiando, lo hanno morso, guardatelo, poverino! Lo hanno lasciato in terra e lui è lì con il morso sul collo! Adrian! Sta facendo finta di niente, ragazzi. Forse non vuole essere scoperto. Ragazzi, secondo voi dove è andato Adrian? Forse è stato zombificato. Possiamo cambiare location, guardate, posso andare a scuola. Non ci posso credere. Guarda, avete visto Chat Noir? Aveva gli occhi da zombie. No, ragazzi, Adrian sta nascondendo a Marinette che è diventato uno zombie. Chat Noir zombie sta arrivando e nessuno la sa questa cosa. Ragazzi, è tornato lo zombie. Questo potrebbe essere Adrian. Guardate, c'è Chat Noir con noi. E voi tutti sapete che Adrian è stato morso dallo zombie, quindi potrebbe zombificarsi da un momento all'altro, ragazzi, attenzione, eh. Attenta, Marinette, para, para. Perché gli altri personaggi non fanno niente? Scusatemi. Ma siete amici miei o siete delle persone del cavolo? Guardate, continua a vomitarmi delle cose brutte addosso questo zombie. Diamogli il colpo di grazia. Pam! Lo zombie è svenuto. Guardate Chat Noir, ragazzi, non si sente bene, lo vediamo. Ragazzi, guardate Chat Noir, è svenuto, non ci posso credere. Forse si sta trasformando in zombie Chat Noir. Infatti, guardatelo, è diventato uno zombie e ci sta guardando in maniera era creepy. Che vuole fare? Ma che... Ma vaffan... Chat Noir, infila la testa nel bagno e tira lo sciacquone, grazie. Schifoso lurido che devi fare paura tutte le volte. Dove è andato? Ci avrà morsi secondo voi? Mi sa di sì, a giudicare dall'immagine di Ladybug. Guardatela, ha dei graffi in faccia. Adesso sono scomparsi, però ragazzi probabilmente a lei rimarranno lo stesso. Forse, ragazzi, Adrian è dentro questo uovo. Non ci posso credere, era Chloe. Ciao Chloe, come stai? Tutto bene? È contenta? La prossima volta ti faccio sbranare da Chat Noir zombie, che ne dici? Ragazzi, guardate, c'è Chat Noir zombie dietro Chloe. Si sta avvicinando a lei. No, ti prego, non farle del male. Ragazzi, non ci posso credere, se l'è mangiata. Se l'è mangiata tutta Chloe, tutta se l'è mangiata. Fai schifo, Chat Noir. Inseguiamolo. Dove vai, Chat Noir? Fermati. Vieni qua, ti farò fuori. La vendicherò, la povera Chloe. Anche se mi stava un po' antipatica, però non è normale che vengano zombificati tutti qui. Ragazzi, ma perché c'è sangue? No, ma la sta uccidendo. Ladybug, fermati. Perché l'ha uccisa? Avete visto? Ma Ladybug è impazzita totalmente. L'ha uccisa la signora che doveva salvare. Perché? Forse sta diventando zombie anche Ladybug. Non va bene questa cosa. Ci sono dei diari e un telefono. Quindi c'è anche Adriana che ha bisogno del telefono, forse. Un altro uovo. Vai, salvala, salva Lisa. Ma perché le uccidi? Ragazzi, Ladybug è andata proprio fuori di testa. Ma perché le uccide sempre le sue amiche? Dovresti salvarle. Ragazzi, guardate, c'è Chat Noir zombie davanti a Adrian morto. Guardate, e sta ridendo. E c'è Papillon con loro. Anche Papillon è stato zombificato. E io non posso neanche andarci da loro per sconfiggerli, perché c'è la barriera che mi blocca. Sono spariti tutti, guardate, perché si è rotto il terreno e sono caduti dentro questo posto. Proviamo ad andarci, scendiamo. Ho sbloccato un altro cofanetto. Non me ne frega di questo berretto, dobbiamo scoprire i misteri. Oh, perché è tornata Marinette, ragazzi? Ragazzi, guardate, Parigi è diventata notturna e Ladybug sta correndo al contrario. Credo che sto avendo le allucinazioni, perché Ladybug si sta zombificando. Quindi quando diventano zombie hanno le allucinazioni. Guardate, che paura. Ragazzi, guardate, ma ci sono degli zombie dentro le macchine. E poi non solo dentro le macchine, anche in giro per Parigi ogni tanto si vedono. Guardate sullo schermo, c'è del sangue. Perché? Credo che Ladybug stia avendo delle allucinazioni. Abbiamo concluso il livello, però meno male, mi sono spaventato. Guardate, siamo entrati dentro la scuola. Guardate quanti zombie! Gli zombie che ci passano accanto. Perché? L'hanno zombificato tutti i miei compagni di classe. No! Cattivi, luridi. Voi e questi esperimenti del cavolo non si fanno. Non ci posso credere, siamo entrati dentro gli episodi maledetti di Miraculous, dove ci sono tutti gli zombie, ragazzi. Guardate, era uscito uno zombie da dietro uno dei mobili. L'ho visto, si era affacciato per qualche secondo. Siamo dentro un portale. Non ci credo, guardate.
Questo portale, ragazzi, è un'allucinazione di Ladybug. Ed è un portale dove gli zombie non possono entrare, quindi. Che fortuna. Meno male, meno male. L'applicazione è colori invertiti. Non ci credo. Ladybug forse si è zombificata. No, ragazzi, non doveva succedere questa cosa. Non ci credo, si è zombificata Ladybug. Sentite che suoni, sta cercando di correre dietro le persone per mangiarsele forse. Sentite, sono andato vicino a un abitante di Parigi e Ladybug ha iniziato a masticare qualcosa come se lo stesse masticando. Cavolo, ragazzi, che schifo. Però Ladybug, dai, forse dovrei dire Marinette zombie. È tornato tutto normale, guardate. Perché quando entri nel portale torna tutto normale. Però poi dopo tornerà zombie. E con i colori invertiti. L'avevo detto che questi portali erano fantastici per quello. No, siamo tornati di nuovo zombie. No, ragazzi, cavolo, però non ci posso credere. Guardate, ragazzi, adesso siamo diventati Adrian zombie. Non è ancora zombificato lui, ma ci farà vedere le sue allucinazioni. Guardate i gatti che picchiano sul vetro e quindi lo graffiano. Queste sono le allucinazioni di Adrian. Alle allucinazioni a tema Egitto. Guardate il gatto che continua a raspare sul vetro. Basta, signor gatto zombie. Che scatole. Dobbiamo assolutamente, ragazzi, scoprire di più sul perché Adrian è diventato uno zombie. Guardatelo come corre. Guardate, corre come uno zombie. Fa anche i versi da zombie facendo tutto. Guardate, non ci posso credere. Perché corre così Adrian? Che paura. Ogni tanto urla come se fosse uno zombie. E noi non possiamo vederlo da dietro perché è tutto vestito, quindi non si può vedere. Guardate, tornando all'applicazione di Miraculous Life, c'è Ladybug che è diventata zombie. Io sono Marinette, ma qua c'è anche Ladybug zombie che si sta mangiando un passante. Cavolo, quindi ci siamo divisi. Perché ho riavviato l'applicazione, io e Ladybug siamo divisi. Adesso Ladybug è un'altra cosa. Guarda, si è andata via e è rimasto del sangue per terra. Sangue di quel povero cittadino che è stato mangiato da Ladybug. Cerchiamo di risolvere questi misteri. Dobbiamo salvare i nostri amici prima che sia troppo tardi. Signora, scappi prima che sia troppo tardi. Signora, no! Uno zombie è arrivato dalla parete e se l'è mangiata. Se l'è portata dentro la parete. Signora, no! Non siamo riusciti a salvarla perché non abbiamo più i poteri. Perché Ladybug è stata zombificata e quindi non posso più usarli i miei poteri. Cavolo, non ci voleva questa. Forse però risolvendo un enigma possiamo risbloccare i nostri poteri. Guardate questo tizio, questo sta piangendo, ma non è ancora zombificato. Sta venendo zombificato e vuole il suo telefono per poter chiamare l'ultima volta la sua famiglia. E c'è Adrian dietro la fermata. Fermo, avete visto? Adrian zombie. Lui ci vuole mangiare tutti, ragazzi. Non avremo scampo se continuiamo così. Guardate quanti zombie che girano per Parigi. Ci sono una marea di zombie. Dobbiamo sconfiggerli assolutamente. Non mi lascerò intimidire da questi stupidi zombie malefici. Guardate, ragazzi, uno zombie dietro. Corri, Marinette, corri, corri, corri. Non ti far prendere da quello zombie maledetto. Dove è finito? Non lo vedo più, ragazzi. Mi sono spaventato tantissimo. Non ti azzardare a farti prendere da quello zombie, Marinette. Ragazzi, sto portando il telefono al tizio prima che sia troppo tardi. Tieni, scappa però che c'è lo zombie dietro di me. Corri via, vai via. Cosa ti inchini? Stupido, ci sono gli zombie che ti vogliono mangiare e te ti inchini. Corri, corri, Ladybug. Guarda che c'è dietro. Corri, corri, corri. Dove è andato? Non ditemi che si è fermato a mangiare l'altro tizio, lo zombie. No, me ne frega niente del cofanetto. C'è uno zombie che si sta mangiando i tizi di Parigi. Gli occhiali da sole, va bene. Così sono più glamour versione zombie. Dai, che cavolo mi date sta roba? Guardate sulle scale della scuola. C'è del sangue che sta cadendo. Forse lo zombie ha mangiato i miei compagni di classe. E quindi c'è il sangue che cade dalle scale, ragazzi. Che brutta cosa. Ragazzi, che succede? No, Marinette, che cosa stai facendo? Ragazzi, ma si è inchinata in terra. Non mi dite che sta venendo zombificata anche Marinette. No, ti prego. Ragazzi, è stata zombificata anche Marinette. Non ci posso credere. Ragazzi, l'applicazione si è chiusa con un jump scare di Ladybug zombie. Quindi adesso non funziona più. Non ci posso credere. Ma sentite, sento suonare un telefono. Ragazzi, forse viene da questa parte. Potrebbe essere in salotto il telefono che squilla. Guardate, continuo a sentire il telefono che squilla. Sento anche dei versi strani, ma non vedo niente. Eccolo, lo vedo, prendiamolo. Pronto, pronto. Ragazzi, non mi risponde nessuno. Forse era un glitch. Sentite, ci sono dei bisbigli. Oh no, ragazzi, che brutto. No, 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 chiudi, chiudi, chiudi. Ho chiuso la chiamata, ragazzi, mi sono spaventato tantissimo. Non mi sembra di aver visto niente di strano. Ma nel dubbio continueremo nei prossimi video.